Locali costretti a chiudere alle 18, si lavora a pranzo? No, assolutamente no, perché il pranzo era già diminuito quando noi siamo rientrati, noi lavoravamo molto a pranzo con gli uffici, le banche, ma da quando è finito il periodo di quarantena avevamo già perso ciò. Poi ci stavamo risollevando con aperitivo, radio serale, gente che veniva a consumare un bicchiere di vino, un dolce, ci stavamo risollevando. Ora tutto questo si sta perdendo. Io in primis sono una, perché essendo, mi occupavo appunto di questo, preparazione sia di dolci che di aperitivi, tutto ciò ci sta venendo a mancare. Ero già stata penalizzata al rientro con una riduzione di lavoro, naturalmente conseguenza di stipendio. Io adesso ci sono anche i colleghi che perderanno il lavoro perché avevamo il turno di sera, i colleghi non so dove saranno rimpiazzati, non abbiamo proprio idea. Dopo le 18 come si lavora? Con asporto, consegna a domicilio o siete aperti? Siete aperti dopo le 18? No. Chiudete proprio alle 18 senza fare asporto? Il tipo di locale prevedeva un lavoro magari su ordinazione per delle feste, dei compleanni, delle cerimonie che le persone magari organizzano cene nelle proprie abitazioni. Tutto ciò è stato tolto, quindi non credo che lavoreremo con un asporto. Noi facevamo questa tipologia di lavoro, in questo momento non abbiamo più, l'abbiamo perso. Filippo La Scala, proprietario del Tribeca, troppo facile chiedertelo, ma perché hai deciso di chiudere? Ah, perché la mia attività è concentrata negli orari serali. Noi considera che apriamo alle 7 di solito e chiudiamo normalmente verso le 2 di notte. E sarebbe difficile reimpostare tutto, riorganizzare tutto, e anche non conveniente economicamente, aprendo solamente a pranzo e facendo poi invece l'asporto a sera. Quindi abbiamo fatto un po' di ragionamenti con i ragazzi, e la miglior soluzione per la tutela dei dipendenti era quella di chiudere completamente, attendere tempi migliori, sperando che la curva dei contagi a seguito della decisione del Premier si abbassi. Cosa chiedete adesso? Come se ne esce secondo voi? Naturalmente la nostra speranza è quella di tutti, che il virus vada via e che la situazione migliori dal punto di vista sanitario. Non sono uno scienziato, quindi mi affido a chi ha più competenze di me da questo punto di vista. Certo, ci si aspettava e speravamo che prima di prendere le decisioni un attimo ci si fermasse a capire quale sarebbe stato l'impatto economico delle varie soluzioni e a stabilire dei sostegni alle attività che avrebbero subito maggiormente le conseguenze di un eventuale lockdown. E niente, quindi ci aspettiamo che ci diano una mano, che diano una mano a noi e a tutte quelle attività che stanno subendo dei colpi fortissimi. Dopo gli 80 giorni del primo lockdown, gli investimenti per riaprire, l'attenzione che abbiamo dovuto dare nel lavorare, l'ansia nel lavorare, perché devi far ragionare le persone, perché devi stare attento che non ci sia un positivo, perché altrimenti devi chiudere, sanificare. Quindi sono tutte delle attenzioni e delle ansie che abbiamo subito, che abbiamo affrontato, perché sapevamo che la situazione era difficile, e penso che tutti l'abbiamo fatto, la maggior parte l'ha fatto in maniera attenta, e quindi niente, il dispiace adesso doversi rifermare, perché era ripartita e stavamo tenendo botta. Siamo tutti consapevoli che questo è un anno in cui bisogna tenere botta, non è un anno dei migliori, e quindi ci eravamo organizzati in tal senso e speravamo e speriamo ancora che ci sia la possibilità di lavorare a Natale, perché il Natale è un momento fondamentale per le attività come la mia. Niente, altrimenti naturalmente speriamo in un aiuto da parte del governo, e un aiuto serio soprattutto per i nostri dipendenti. Alessandra Versano, presidente provinciale FIPE, è una decisione che ovviamente vi
vi svantaggia con la chiusura alle 18, cosa succede adesso? Ci tagliano completamente le gambe. Questa è una scelta che sicuramente va giustificata a livello nazionale, però parlando per me e per tutta la nostra categoria è un'altra battuta d'arresto che ci creerà non pochi problemi. Dalle 18 ristoranti, come tutti i luoghi, gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, è qualcosa di inutile. In pratica meglio chiudere che tenere aperto. Quindi come vi state organizzando? A pranzo tenete aperto e poi dalle 18 chiudete senza fare asporto o consegna a domicilio? Sì, personalmente lavoriamo a pranzo. Avevamo un'utenza che per via dello smart working si è ridotta sensibilmente. Da quando si è ridotta? Ma da marzo, dal primo lockdown, il 90% in meno a pranzo. E poi col conseguente arresto e la chiusura forzata, più di 90 giorni di mancati incassi, con aggravio per le spese di adeguamento sanitario impostici per legge. Tutto questo non è servito a nulla. Noi ristoratori abbiamo seguito attentamente le norme, abbiamo limitato con i fatti il comportamento, il comportamento dei clienti, perché quando entravano nei nostri locali, almeno noi di FIPE abbiamo adottato una politica equivalente per tutti, cercavamo di far rispettare la norma, quindi ingresso nel ristorante con mascherina, spostamenti nel ristorante con mascherina, limitazione e distanziamento sempre rispettati. Tu sei uno di quelli che, come tanti, ha dovuto tra virgolette mandare a casa un po' di gente per evitare che ci sia stato il locale pieno. Assolutamente. Devo essere comunque, per dire la verità, l'estate ci ha dato la possibilità di compensare, perché rispetto alla configurazione invernale l'estate, almeno per il mio locale, dava la possibilità di distribuire quei posti che c'erano stati limitati nelle due parti esterne. D'inverno si ritornerà al punto da capo, non avremo più di 30 posti. Quando ripartiremo, se ripartiremo, quindi ci avremo indisponibilità di posti. Quindi confermi che vai avanti con l'asporto e la consegna a domicilio la sera o alle 18 chiudi? No, io ci provo perché sono un tipo tenace, ci credo nella mia cittadinanza, ci credo nei miei clienti, sono sicuro che ci daranno una mano. Dal mio punto di vista credo che l'utenza sarà un po' più consapevole, sarà sicuramente più attenta, però non avrà quel punto interrogativo e quella paura che era stata impressa nei primi periodi. Io per ripartire e incentivare l'asporto e la consegna a domicilio ho dato un incentivo. Regalerò una bottiglia di vino per chi con una spesa minima verrà da noi. La consegna a domicilio sarà gratuita, quindi do massima disponibilità e ce la metteremo tutta per mantenere la nostra struttura. Alessandro, tu sei il rappresentante provinciale FIPE, quindi abbracci una serie anche di altre strutture, di altri ristoranti anche qua su Vibo. Sì. Mentre a Lamezia già hanno adottato forme di protesta, qui a Vibo avete in mente di fare un qualcosa insieme, di coagularvi, o ognuno va in ordine sparso? No, noi sicuramente come gruppo di pubblici esercizi di FIPE stiamo discutendo, ma sempre nel rispetto delle regole. Domani, mercoledì 28, a Catanzaro è stata organizzata a livello nazionale, in 11 capoluoghi di regione, una manifestazione chiamata Siamo a Terra. Quindi ci saranno rappresentanze per ogni provincia della Calabria,
si farà una manifestazione statica e soprattutto pacifica, però molto simbolica. Verrà apparecchiato in una piazza senza tavoli naturalmente, per simboleggiare l'attuale stato economico-finanziario delle nostre attività, e in segno di protesta daremo, diciamo, voce a tutti gli operatori nazionali. Peppello Bianco, nuovo DPCM che chiude bar e ristoranti alle 18, potete lavorare solo a pranzo e la sera da asporto col domicilio, che succede? E niente, succede. Allora, intanto l'attività qua è di mia moglie, io sono qua un ospite, diciamo che la mia è una grande passione anche in questo, quindi tento di supportare mia moglie e di aiutarla in questo momento anche delicato, particolare. Allora, diciamo, noi abbiamo sofferto in maniera molto particolare questa chiusura, sia la prima, ma la seconda, diciamo, un altro colpo, però questa volta abbiamo reagito in maniera differente, perché con la prima chiusura, che è stata obbligatoria, insomma, a marzo, siamo rimasti chiusi per 6 mesi, noi abbiamo riaperto il 1° settembre, con mia moglie abbiamo deciso, di investire in questa attività, nonostante la chiusura di 6 mesi, noi nel mese di agosto abbiamo implementato molto la nostra attività commerciale con l'acquisto di attrezzature nuove, di materie prime di grande qualità, abbiamo assunto nuovo personale, quindi dal 1° settembre noi abbiamo assunto dei ragazzi, allora una mamma di famiglia, cioè una mamma che ha un marito e 2 figli a carico, due giovani di cui uno ha la prima esperienza lavorativa, un'altra persona che comunque ha bisogno di lavorare, ragazzi che hanno dimostrato grande professionalità, grande attaccamento al lavoro, grande umiltà, molta educazione. Siamo stati costretti a non riconfermare il contratto di lavoro che in una fase iniziale era stato fatto giusto per 2 mesi a tempo determinato. Avremmo confermato il tempo indeterminato a questi ragazzi in maniera tranquilla, perché se lo meritano, perché noi abbiamo bisogno anche di un loro supporto. Però questo nuovo decreto ci ha praticamente tagliato le gambe, ci ha praticamente quasi sepolto. Diciamo che noi abbiamo avuto, in questo caso abbiamo avuto una reazione molto, molto forte, perché anziché chiudere, abbatterci e richiuderci come fecimo la prima volta, che comunque era obbligatorio, anziché continuare ad aprire dalle 18 in poi come facevamo prima, perché il nostro servizio era dalle 18 fino all'una, alle 2 di notte, questo era il nostro lavoro ordinario tranne il martedì sera. Abbiamo reagito in maniera, come si dice dalle parti nostre, abbiamo ricevuto uno schiaffo, ne abbiamo resi due. Perché? Perché noi adesso facciamo 14 servizi, anziché farne 6, apriamo tutti i giorni a pranzo, anche la domenica, quindi togliamo lo spazio alla nostra famiglia, alla nostra vita sociale, saremo sempre qua dentro, vivremo qua dentro dalla mattina fino alla sera per cercare di sopravvivere, di portare avanti la nostra attività. Abbiamo dovuto interrompere il contratto di lavoro a questi 3 giovani, questa signora con questi 2 ragazzi, che saranno ricollocati in azienda non appena finirà tutto questo, diciamo, questa situazione, che non voglio, ecco, non voglio usare aggettivi particolari perché non è il caso, però voglio dire, non siamo sereni, diciamo, da questo punto di vista. Speriamo che finisca il prima possibile. La sera farete consegna a domicilio e asporto? Consegna a domicilio e asporto, ci appoggiamo a una piattaforma, non posso dire il nome, Ordine Web, che è una piattaforma che, grazie a Dio, dà un servizio veramente, dico, quasi necessario all'utenza vibonese, perché fanno queste consegne a domicilio, ci sono questi ragazzi che vengono a prendere i cibi, li portano fino a casa dell'utente che ne ha bisogno, e qui facciamo il servizio da sport, accogliamo i clienti rispettando tutte le regole, diciamo, anti-Covid e quant'altro. A pranzo com'è la situazione? Tu come la vedi? La situazione, noi abbiamo iniziato un tempo aprivamo a pranzo, avevamo dei buoni risultati, abbiamo cambiato un attimino, noi personalmente abbiamo puntato molto sulle carni, sulla bisteccheria, sull'hamburgeria, sul pub, quindi abbiamo deciso di aprire soltanto a cena per implementare molto questo servizio e farlo in maniera totalizzante. Ora chiaramente abbiamo dovuto correre ai ripari, abbiamo rispolverato il discorso dei primi piatti, abbiamo aperto a pranzo, facciamo tutta roba a chilometro zero, siamo pronti, siamo preparati. È chiaro che con lo smart working, come voi sapete benissimo, lo smart working anche quello ci taglia le gambe. Perché? Perché noi, l'utenza nostra poteva essere quella degli studenti delle scuole superiori che vengono a mangiare il panino, la patatina, una cosa veloce, i ragazzi che fanno un orario, diciamo, devono rientrare a scuola, quelli che escono tardi e poi magari vengono a mangiare qualcosina al volo. Ecco, la nostra utenza era prevalentemente fatta di studenti
chiaramente, di impiegati statali, magari che comunque con il rientro venivano a fare pranzo qua tranquillamente. Poi vabbè, abbiamo il tribunale vicino, ci sono gli avvocati, i magistrati, avventori che comunque abbiamo sempre avuto. Ma questo smart working, sicuramente la chiusura delle scuole, ci vanno praticamente a togliere il 90% dell'utenza. Noi stiamo puntando su un discorso di qualità, appunto, di carni e quant'altro, per cercare appunto di, come dire, di contrastare il fenomeno. È chiaro che i numeri saranno molto 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 ridotti rispetto a quello che si potrebbe fare, però noi ci proviamo, non possiamo fare forza. Va bene, grazie a voi, grazie a voi.